lontana da me, ma sai, la terapia. Rinasceremo insieme dalla cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, bella che mi sembri venere. Scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un'ora. Tu sei più caldo del sole, io invece freddo mercurio. Lasciamo quelle parole. Quarta puntata di Radio Vergani. Partiamo come la puntata scorsa, con qualcosa, con i brani più importanti, più influenti, più radiofonici forse di Sanremo. E anche oggi parleremo delle Onlus che sono presenti sul territorio, sì, delle associazioni che sono presenti sul delle territorio. Delle associazioni. Ovviamente okay. Teniamo d'occhio soprattutto le associazioni a sfondo culturale. Certo. Siamo una scuola e di conseguenza di quello ci occupiamo. E abbiamo sguinzagliato i nostri redattori, che sono in due casi per la prima volta davanti a questa console, e poi abbiamo Pietro che invece ha già registrato la prima puntata, se non ricordo male, o la seconda puntata, ma che sì, oggi sta sostituendo Mattia, che purtroppo è malato. Mattia Varliero doveva essere dei nostri, mi ha scritto l'altro ieri, una settimana che è a casa conciato da buttare via, però sto male, va bene, cerchiamo qualcuno che ti sostituisca. E guarisci Pietro, presto. Esatto, la prossima volta ci sarai, ti aspettiamo. E Pietro è stato disponibile, diciamo, a trasformarsi Mattia, tada, trasformazione. Allora, parlando appunto delle associazioni sul territorio di Novate, la nostra Elena è andata a intervistare il dottor Lancini, se non ricordo male, che si occupa di che cosa? È responsabile di cosa? Si occupa dell'Università della Terza Età. Dove fra poco arriverò, fra pochissimo. Ma sono qui sotto, erano adesso una allora, di musica. Sì. Appena vado in pensione, torno, però non per insegnare, ma per infilarmi all'Università della Terza Età e imparare cose che non so. Di che cosa si tratta? Allora, l'Università della Terza Età... Avvicinati un po' così si sente meglio. È un progetto nato circa 20 anni fa per mantenere viva la mente delle persone anche un po' più anziane che magari vogliono continuare a imparare. E hanno circa 300 iscritti nelle tre sedi, che sono a Garbagnate, qui a Novate e a Bollate. I corsi, allora, ci sono parecchi corsi, ma i più frequentati sono arte e medicina. Che bello! E sono sia online che in presenza. In presenza sono qui all'Ori Vergani. Ah, si può fare anche online? Wow! In presenza sono tutti i pomeriggi, invece... no, online sono tutti i pomeriggi, sì, e in presenza sono martedì... Quando non ci sono i rientri a scuola, quindi lunedì, mercoledì siamo a scuola. Martedì, giovedì, venerdì. Esatto. Beh, cioè, sono nell'aula accanto, nell'aula di arte. Sì, sono qua in fianco. Qualche lezione la fanno nell'aula di arte, la segreteria e in aula di musica. È vero, ogni tanto vedo i signori che entrano, che escono. Scherzo, non è vero che a breve andrò. A me mancano almeno 16-17 anni. Ogni tanto ci sono quelli della segreteria che continuano a vedermi andare avanti e indietro, a prendere, a spostare roba. Oggi sono andato a prendere un cavo e mi ha detto: faccia come se fosse a casa sua. È il mio cavo? No, ma sono i benvenuti, assolutamente, sì, assolutamente. È bello che la scuola sia aperta non solo ai molto giovani, ma anche alle persone magari con qualche capello bianco, perché insomma, esatto, sempre scuola, no? Che tu impari medicina a 65 anni o impari la grammatica adesso, sempre qualcosa da imparare c'è. Il dottor Lancini cosa ti ha raccontato anche? Quante persone mi dicevi, scusami, forse mi è sfuggito, quante persone sono iscritte? Circa 300 iscritti quest'anno. Tanti. In tutte le tre sedi. Però... buon successo, buon successo. Hai qualche altra notizia? Ti hanno detto, allora, lo scopo, dicevi, era quello di mantenere la mente elastica, praticamente. È vero. Se si continua a imparare, ci si mantiene molto più in forma, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale. Mio marito è un geriatra, quindi so molto degli anziani, perché tutti gli articoli in inglese glieli traduco io, perché lui l'inglese non lo sa. E quindi sono abbastanza aggiornata su questa cosa. Quindi, Piero, adesso che hai la barba bianca, mettiti a imparare una lingua straniera, che così ti mantieni bello sveglio. Una a caso, l'inglese. Ma va. Che non sa. Ma va. Come si fa? C'è Google Translate. Ma no, mio Dio, cosa metto qua a sentire.
passiamo dalle persone di una certa età invece a un'attività che è rivolta, un'associazione culturale importantissima, Novate, che si rivolge non solamente alle persone adulte, ma a 360 gradi, direi, da bambini piccoli piccoli fino a chiunque voglia approfittarne. Di cosa ci parla Jasmine? Parlerò della biblioteca di Novate, Villa Venino, in cui appunto è aperto a tutti, adulti, ragazzi, bambini, e offre diversi strumenti, lo spazio prima infanzia, la videoteca e gli accessi a internet. Mm-hmm. E ad oggi sono iscritte 2.400 persone e non è a pagamento, è assolutamente gratuito. E c'è anche uno spazio per chi vuole andare lì a fare i compiti, studiare, girare per gli scaffali, scegliere i libri. Hanno anche un sito internet in cui puoi andare nel sito di Novate e trovarlo, e hanno anche un profilo Facebook. Mm-hmm. I prestiti sono circa... Sicuramente sono tantissimi. Sì, sono circa 35.000 e gli accessi a internet sono invece 17.000. Ti è capitato di passare da Villa Venino? Sì, sei certo. Già andata in biblioteca. Sì. Che impressione ti ha fatto personalmente? È pieno di libri e cioè, sono andata anche lì a studiare, a fare i compiti, ed è molto comodo perché c'è un silenzio che... Tombale. Esatto. Quello che a noi piacerebbe tanto avere in classe quando spieghiamo, ma quasi quasi mi trasferisco in un'utopia. Sì, è un'utopia. Un'utopia. No, funziona, dura circa 4 secondi a lezione, 5 se sei una donna o un uomo fortunato. Silenzio! Un giorno qualcuno di voi avrà la pazza idea di fare l'insegnante e tutto vi si ritorcerà contro. Esatto. E allora capirete, tu devi fare proprio, la nemesi deve abbattersi su di te. Come mi sei ritorto contro a me quando io ero a scuola. Perché tu cosa facevi quando eri uno studente? Stavi zitto? Non ero proprio silenziosissimo. Sei un uomo sincero, vabbè, ma almeno hai la, come si può dire, la motivazione di essere un amante della musica. Almeno per quello ti sarà piaciuto il rumore perché assomigliava alla musica. Ma qua c'è gente che non farà neanche il musicista, fa solo il chiacchierone o la chiacchierona, vabbè. Jasmine, ti è capitato recentemente di andare in biblioteca? Sì, una volta sono andata a fare i compiti là con degli amici. Ti trovi meglio a lavorare in biblioteca che non a casa? Sì, sì. O con i compagni di classe da qualche altra parte dove... Cosa si finisce per fare di solito quando si fa i compiti in compagnia, non in biblioteca? Stare al cellulare. Che non è esattamente un buon modo per studiare. Okay. Chi di voi sei stato in biblioteca qua a Villa Venino? Sì, sei stata? Gente, chi è già stato in biblioteca a Villa Venino? Sulla mano. Praticamente quasi tutti, tranne Greta, ma è anche quella che non ascolta Sanremo perché è una ragazza molto particolare. Alessandro, non sei mai stato, ma tu sei di Novate, abiti a Novate? Sì, non ti è mai successo? Ok. Tutti voi siete andati anche per provare a studiare? Ha funzionato? No. No? Che capito? Chi dice no? Fare i compiti scritti. Vabbè, insomma, sempre qualcosa che in teoria dovrebbe richiedere concentrazione. In pratica... Vi permettono di comunicare tra voi? Cioè, si può parlare? Sì, immagino che a bassa voce si possa parlare. A bassa fare, voce, sì. Ah, perché quando io andavo nella biblioteca, quando avevo la vostra età, ero ragazzina, andavo nella biblioteca del mio paese, lo nomino, San Giovanni Lupatotto in provincia di Verona, e lì c'era una bibliotecaria, mi ricordo, con i capelli bianchi, gli occhiali, che voi non sapete chi è la signorina Rottenmeier, ma qualcuno, lo sapete chi è? Qualcuno ha visto Heidi? Ecco, a confronto era una santa scesa dal cielo con le ali degli angeli. Cioè, entravi e c'era la bibliotecaria che ti trapassava con lo sguardo, la spada laser di Luke Skywalker non era niente, quindi l'ultima cosa che ti sarebbe venuta in mente di fare era aprire la bocca, quindi i lavori di gruppo erano assolutamente vietati, ho un ricordo tremendo della biblioteca. Invece qui è diverso, tu hai parlato con il signor Armaroli, vero? Che è stato sempre molto carino, sì, ci siamo interfacciati noi. Più volte come scuola Orio Vergani, perché la biblioteca è una risorsa per noi insegnanti e per voi ragazzi, non perdete la buona abitudine di andare, non solo per fare i compiti insieme agli amici che è una cosa bellissima, ma anche, ve lo dico da prof di italiano, così ogni tanto per leggere. Aprire un libro non sarebbe male. O un audiolibro, ci sono molti ragazzi dislessici eccetera che fanno fatica magari con la parola scritta, ma possono benissimo ascoltare gli audiolibri letti anche da grandi attori, grandi lettori, e comunque approcciarsi alle opere meravigliose, sì, che abbiamo con le orecchie e non con gli occhi. Qualcos'altro, Jasmine? Sì, lo scopo della biblioteca, sì? Il principale scopo è quello di promuovere la lettura. E anche, cioè, così leggendo puoi aumentare e migliorare il proprio linguaggio. Assolutamente, cose di cui i ragazzi, mi permetto, hanno sempre più bisogno. Ieri c'era il concetto di puntellare, ho dovuto mimare con Alessandro IV, l'ho puntellato, allora hanno capito
Non dico niente, la prof di italiano che c'è in me piange calde lacrime, non è colpa loro. No. Se volete vi faccio vedere di cosa è colpa, di questo coso qua, che adesso ha il cronometro, ma in realtà non è quando è su modalità cronometro che impoverisce linguisticamente i ragazzi. C'è un tizio su TikTok che fa, questo che è uno sardo, che fa video in continuazione in cui imita anche la mamma. E qualsiasi cosa succede, è morta la regina. E questo è perché si sarebbe col cellulare in mano. Me l'hai fatto vedere. È uguale. Sono io. E lei. Sono perché si sarebbe col cellulare in mano. Perché state sempre col cellulare in mano. Però è vero, nel caso dell'imbarbarimento linguistico è vero. Sfido chiunque a negarlo. Chiudiamo con il nostro Mattia Valliero sotto le mentite sfaglie di Pietro Sampaolesi, che invece ci parla di un'altra associazione quotatissima, famosissima di Novate, che si intitola... La compagnia teatrale Innovato. Innovatori si chiamano, sì, che è un gioco di parole tra novati e attori. Con chi hai parlato e che cosa sei venuto a scoprire? Con la signora Nives. Sì. Che mi ha parlato appunto della compagnia teatrale Innovate. Cosa ci racconti? È una compagnia nata nel 2008 tramite un laboratorio pomeridiano per i genitori della scuola dell'infanzia. E alla fine di questo laboratorio alcuni genitori hanno voluto continuare, sono circa 12, dai 40 ai 60 anni. Quindi è assolutamente una compagnia di adulti. Sì. Cosa mettono in scena? Che testi mettono in scena? Mettono in scena sempre commedie. Sì. E adesso stanno preparando un copione che entra in scena a maggio. Ti hanno detto come si intitola o non hanno voluto spoilerare? Forse ci sono già i manifesti per Novate. Probabilmente... No, non ho fatto caso. Qualcuno di voi sa cosa mettono in scena? Avete visto le pubblicità in giro? No. Pietro, niente. Non ti ricordi? Le suocere. Cosa? Le suocere. Le suocere. Oh, bellissimo. La gente ride già. Io andrei a vederla già solo per il titolo. No, perché fanno rire, veramente. Sì. Ma una volta siamo andati, io e te, ti ricordi? Sì. Tanti anni fa ci siamo divertiti. Ho visto una commedia di Neil, mi ricordo. Era molto divertente. Sono bravi, sono. La compagnia teatrale, direi, seria. Sì. Dai, voi intanto recitate qua con noi in Orio Vergani, poi quando diventate grandi vi prendono gli innovatori. In quali teatri mettono in scena allora, le loro opere? Di solito recitano al Teatro Testori sotto il comune, ma sì, alcune volte anche a quello dell'oratorio. Che è più grande. Più grande, sì. Sì, è il doppio. E che ci possiamo dire, dare in anteprima, probabilmente in futuro verrà anche ristrutturato, a quanto ho saputo. Sì, si inizia a parlare di questa cosa qua, però sarà un progetto... Fra qualche anno Probabilmente fra qualche anno. Bellissimo, però. Lo spazio è bellissimo. Una ristrutturazione che lo riporti ai suoi fasti e magari riportarlo anche... a diventare un cinema come era originariamente, oltre che un teatro sarebbe meraviglioso. Probabilmente sì. Siamo tutti in trepida attesa. Altro da dire sui innovatori? Per il futuro non hanno ancora dei progetti pronti, però hanno intenzione di allargarsi. Nel senso come numero di partecipanti? Sì. Allora, se per caso qualcuno volesse partecipare, innovatori, sto guardando adesso qui, sono su Facebook, hanno una loro pagina e ci sono tanti video... Di svariate rappresentazioni, quindi se qualcuno volesse potrebbe se qualcuno si volesse informare è tutto sul sito, sì, tutto sui social. Lo diciamo ai nostri ascoltatori adulti in questo momento, ma lo diciamo anche a voi, fra qualche anno vi presentate e visto il meraviglioso allenamento che avrete fatto sui palcoscenici grazie alla Vergani che parla di Pietro, di Jasmine che hanno appena recitato con la terza F, sicuramente verrete presi senza ombra di dubbio. Sì, appunto. Chiudiamo questo blocco. Sì, chiudiamo questo blocco con una canzone particolare, una canzone secondo me anche molto, molto tagliente, una canzone di Gianluca Grignani che ha partecipato anche questa a Sanremo, lui è denominato il rocker... Cioè una definizione particolare. La canzone si chiama Quando ti manca il fiato. Ascoltatela perché comunque è bellissimo, il testo è fantastico. Rapporto padre adulto, esatto. Figlio adulto. Esatto. Ci vediamo dopo. A dopo. Può darsi già mi senta troppo solo. Perché conosco quel sorriso
di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale, no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo, per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Ora che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta. Gianluca Grignani, Quando mi manca il fiato, una canzone tenerissima, il ritorno di un grande, di una grande rockstar che aveva vinto Sanremo Giovani 95, io c'ero. Io avevo 7 anni, quindi io qualcuno di più. Con Destinazione Paradiso. Sai che io l'ho conosciuto Grignani quando aveva 20 anni, faceva l'animatore nel villaggio vacanze in cui ero io, vicino a Venezia. E me lo ricordo, sto ragazzino che faceva l'animatore, faceva giocare la gente, eccetera. E poi una sera mi ricordo che aveva fatto tardi, tipo a mezzanotte, e aveva detto: adesso vi canto alcune delle mie canzoni. Aveva preso la chitarra e io chiacchieravo con i miei amici, però dicevo: però mica male. Quando l'ho rivisto qualche anno dopo sul palco di Sanremo, ho detto: ma io quello lo conosco, era lui con i capelli più lunghi. Grande autore. Esatto. Con una vita molto travagliata, ma grande autore. Ma il vostro preferito di Sanremo? A me Mr. Rain mi è piaciuto tantissimo. A me Ultimo. Ultimo? Diciamo che io mi sono addormentato anche solo ai primi minuti di programma. Ok, quindi buonanotte. Io sono stato malato tutta la settimana, quindi ho visto sia Sanremo fino alla fine che il dopo Sanremo. 3 di notte. Io non ho mai riuscito a vedere Sanremo. Il giorno dopo lavoro, ogni tanto c'è qualcuno che va a lavorare. Stavo bene. Signor Toniente, cosa le è piaciuto di più? Questa canzone di Grignani devo dire mi è piaciuta molto. Sì, per il rapporto col padre è un rapporto... Intanto salutiamo il signor Antonietti. Grazie, buongiorno. Che benvenuto. Il primo ospite di questa seconda ondata di stagione di Radio Vergani. Sì. Grazie benvenuto. Per l'invito. Intervisteremo dopo. Era assolutamente fondamentale la sua presenza, esatto. Direi. Poi spiegheremo perché. Riprendiamo appunto questo secondo blocco della nostra quarta puntata, parlando come sempre, come abbiamo fatto poco fa, con i vostri compagni. Di tutte le associazioni, soprattutto di tipo culturale, che sono presenti sul territorio novatese. Il primo che ci parla di un'associazione piena di iscritti, molto nota qui sul territorio, è Alessandro, che ci parla di che cosa? Vi parlo della Scuola di Musica, ovvero, lo dice il nome stesso, è una scuola che si occupa di formare un gruppo di persone con la passione del mondo della musica.
Per far ciò ha 25 corsi e ben 400 studenti, quindi un numero abbastanza ampio. È situata dietro il Parco Ghezzi, o come noi giovani lo chiamiamo, il Bruco, per via del suo immenso bruco dipinto al centro. E, che dire, ha corsi mirati a bambini, quindi si parla da un'età dai 4 ai 13 anni, mi sembra. Sì, penso che considerino l'età fino a voi, insomma, sì. Le medie. Dai ragazzi dai 13 ai 18 anni e poi si inizia con un corso dedicato agli adulti, che si può eseguire una masterclass, ovvero per avere competenze migliori, più approfondite, quindi più complesse. Ci sono ospiti, ci sono musicisti anche esterni alla scuola. Ti ricordi da chi è diretta? Da chi è diretta? Sì. È diretta da Paola Bertossi. Bertassi, ecco. Noi la conosciamo, esatto, per mille motivi. Io sono stato lì per qualche anno, ho insegnato in quella scuola per qualche anno. Tra l'altro ho preso anche lezioni di pianoforte in quella scuola lì. Nella serie non si finisce mai di imparare. Esatto. Io li conosco molto bene perché ho mio figlio che ci va da quando ha 7 anni, ne ha 16, quindi diciamo che li conosco molto bene. E anche loro ci conoscono molto bene, conoscono mio figlio che è un uomo silenzioso e... schivo e timido e solitario, se arriva lui esplode la scuola. Se posso permettere, quindi lei era un insegnante o un alunno? Entrambi. Cosa hai insegnato? Allora, io ho insegnato teoria e solfeggio per un po' di tempo, ho insegnato basso elettrico e soprattutto, visto l'animo rock, io mi occupavo dei bambini e mettevamo sulle band, mettevamo sui brani con i bambini anche piccoli. Tanto. Ti sei divertito? Sì, un sacco. Ha fatto anche corsi per ragazzi? Allora, i corsi più che altro per bambini fino alle scuole medie. Perché la direttrice, sapendo che io comunque lavoro in una scuola media, mi ha sempre affidato i ragazzi di quella fascia d'età. Capisco, perché ora ovviamente parliamo del nostro target, che principalmente sono i ragazzi che si devono iscrivere a questa scuola. E abbiamo lezioni riguardo al conservatorio, che dovrebbe essere il liceo, giusto? Allora, la scuola è associata col conservatorio di Como. Poi ai ragazzi hanno anche un corso molto importante, un computer music si chiama, esatto, si dovrebbe chiamare. Gestito importante, da dei... Importante perché viviamo in una società dove la tecnologia è in crescita, si sta sviluppando rapidamente, e quindi dare un insegnamento di tipo tecnico dovrebbe risultare importante, specialmente quando si parla della sonorizzazione, che non mi veniva il termine. Okay. Allora, quindi su brevi colonne sonore. Ok, sì. Allora, io purtroppo non seguivo questo corso perché se ne è sempre occupato Dave Markey, però non conosco tanti particolari di questa lezione qui, di questo tipo di corso. Il Musical Freak invece è una categoria, è un corso che si occupa di fare uno, due o più spettacoli in un anno, dando lezione di canto, ballo e recitazione, da quello che dovrebbe essere le caratteristiche principali che compongono un attore. Esatto. Non io in questo caso, per carità. Non vuoi cantare e ballare, no, tu ti limiti a recitare. Hai ballato, Alessandro, hai ballato non più tardi di 15 giorni fa. Ha recitato, sì, cantato o no? Sì. Un grande ballerino in prima fila. Sempre della disco? Prego, assolutamente, con le luci che confondono molto gli errori, va bene così. Invitiamo tutti a andare a vedere anche gli spettacoli che alla fine dell'anno la scuola di musica, che l'associazione si chiama credo Impara l'Arte, mette in scena a Villa Venino. Di solito c'è a fine dell'anno a Villa Venino, che è appunto la zona dove c'è anche la villa bellissima che c'è qui in centro a Novata, all'interno della quale c'è la biblioteca della quale parlava prima Jasmine, ospita a maggio, se non ricordo male, vari eventi musicali, alcuni proprio organizzati dalla scuola di musica, dove tutte le band dei ragazzi vanno ad esibirsi, dai più piccini, proprio dei piccoli, ricordo quando mio figlio suonava con te, che facevi il suo maestro, suonavano 8 anni, fino ai grandi. Sì. E si vede così anche l'evoluzione, cioè si parte da brani magari carini, rock, perché si fa rock molto semplice, dei più piccoli, fino ad arrivare a un livello decisamente elevato. Per cui tutti a sentire a maggio esatto, i grandi musicisti, piccoli e grandi musicisti della scuola di musica. Cambiamo completamente argomento, passiamo dall'arte, passiamo invece a un altro mondo altrettanto affascinante, che è quello degli animali. Rebecca, di che cosa ci parli? Un'altra associazione
Troppo carina. Sì, questa associazione, Le Nostre Orme, che è appunto un'associazione di novate milanese, che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere e il rispetto verso il cane. Cioè, se io penso al fatto del cane, non penso mi piacciono i cani, prendo un cane. No, perché bisogna anche pensare al fatto lo devo portare fuori, gli devo dare da mangiare, comunque mi devo impegnare. E lo prendo anche come motivo personale, io ho un cane che non mangia le crocchette e quindi ogni volta gli dobbiamo preparare da mangiare la carne, tutto. Come si chiama il tuo cagnolino? Tessa. Tessa è una cagnolina, sì. Quindi. E quindi non ci vuole tanto e quindi bisogna impegnarsi. Questa associazione è a tra gli 80 e i 90 iscritti all'anno, ma è anche molto accreditata con la polizia locale di Novate, nel senso che se hanno un problema anche di pseudomaltrattamento del cane, chiedono consigli a questa associazione che è sempre pronta ad aiutarli. L'associazione è a pagamento, nel senso che ci sono, cioè che bisogna iscriversi. C'è una quota associativa quindi per sì, associarsi? Sì, una quota. Che però fanno anche dei corsi pubblici, quindi non a pagamento, gratis, che ne parte uno proprio questo sabato, questi sabato per i prossimi 4 sabati, dove tu porti il proprio si porta il proprio cane e si sta in una stanza con altri cani e lo si educa a stare in compagnia di altri cani. A rispettare gli spazi altrui senza attaccare, litigare, eccetera. Sì. Effettivamente per chi ha un cane può diventare a volte problema la gestione dell'animale quando si spazientisce un po'. Tu che hai un cane forse puoi capirlo. Il tuo cane di che razza è? Grande, piccolo? È un bovaro del Bernese, è medio. Ok, sì, ho presente sì. Com'è, molto belli. Soprattutto il tuo appunto è un cane di razza media, ma ci sono anche a volte quelli piccolini con una voce molto stridula, sì. Che quando abbaiano magari in uno spazio chiuso, al bar, ristorante, eccetera, sempre più bar, ristoranti, trattorie consentono la presenza dell'animale e a volte possono causare qualche disguido, un po' di fastidio all'interno, sì, per i clienti. Per cui educare il cane fin da piccino a comportarsi in un certo modo è più o meno come tentare di farlo con gli alunni. No, gli alunni, i cani sono molto più obbedienti. No, sto scherzando. Parla per esperienza. Consolida, esperienza cane, no, per esperienza alunno. Molto più consolidata. Ho avuto anche il cane, ma ero molto piccola ed era educatissima. Va bene. Appunto, come diceva sì? Lei, i cani cuccioli sono molto più facili da educare fin dall'inizio, però prendendo lezioni anche private, diciamo, si può venire con il proprio cane da cucciolo e quindi dargli un'impronta sul comportamento o anche da un po' più anziano, cioè e quindi cercare di eliminare magari le abitudini che aveva preso scorrette e quindi però il percorso sarà appunto un po' più lungo. Certo. Bellissimo. Sì. Ti posso chiedere da chi hai avuto tutte queste informazioni? Sì, dalla signora Giovanna Cunzo. Che credo molto. Sia la presidentessa, credo. Sì, 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 sì. Fondatrice e presidentessa di questo onlus. Bellissima. Sì, sì. Dopo aver parlato di arte, aver parlato di animali, parliamo invece di persone e più specificamente di un'associazione a noi molto 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 cara, fondamentale direi per il nostro istituto, l'Istituto Comprensivo Testori, che è il Comitato Genitori. E per questo motivo abbiamo qui appunto il nostro graditissimo ospite, il dottor Diego Antonietti, e la nostra giornalista e intervistatrice Marta Paleari, che ho scoperto solo successivamente abita vicinissimo a lei, quindi vi conoscevate già. E allora dai, non è stato difficile intervistare Antonietti? No, non è stato. Prego, a te il microfono, Marta. Allora, il Comitato Genitori è un'associazione di genitori che no. Si sono riuniti. No, non perfetto. È un'associazione. Prego. Cos'è? È un comitato. E purtroppo giuridicamente c'è differenza, nel senso che un'associazione è un ente riconosciuto, quindi ha codice fiscale. Diversamente un comitato non ha una forma giuridica, quindi non ha questa mancanza. Ecco. È un po' più libero, tra virgolette. Sì, però ha meno opportunità perché giuridicamente non sei riconosciuto. Ecco. Ok. Scusami Marta, no. Di cosa si occupa questo comitato?
Allora, io ho preso un estratto da quello che è il sito della nostra scuola, dove è regolamentato in un certo senso il comitato genitori, e dice che il comitato genitori è l'organizzazione su base volontaria dei genitori volta a migliorare i rapporti tra le famiglie, il personale docente e amministrativo della scuola, nonché a collaborare con le istituzioni scolastiche e con l'amministrazione comunale per la qualità del servizio scolastico. Quindi è un po' l'interfaccia che cerca di fare rete all'interno della nostra società, insomma, di aiutare anche i rappresentanti di classe, che sono una risorsa importante, fondamentale per l'organizzazione di tutta quella che è l'attività un po' extra didattica, ecco. Quindi si occupa sostanzialmente di, in primis, di cercare dei fondi che sono poi destinati a tutti quelli che sono i vari progetti che ci sono all'interno dei quattro PLES. Questo qui è uno di quelli. Ecco, questo qui è Radio Vergani è uno dei progetti che Radio Vergani, è stato finanziato. Infatti di quest'anno è stato finanziato con un'idea, cercando... innanzitutto vorrei ringraziare chi ha finanziato realmente Radio Vergani di quest'anno, che sono i ragazzi di terza media dell'anno scorso. Sì. Che hanno partecipato al ballo di fine anno. Bellissimo. E una parte di residuo dei ricavi, e avevamo deciso direttamente di lasciare, come dire, un'eredità ai ragazzi di terza che entravano quest'anno e di poter dare la possibilità di usufruire di un altro anno di Radio Vergani. Non posso non chiederle se prevedete il ballo di fine anno anche quest'anno. Non posso che assicurarvi che il 10 giugno ci sarà il ballo di fine anno. Ah, già ce l'ha data. Tenetevi liberi, preparate il vestito da sera, ragazze. Ragazzi, guai a voi se venite con i jeans strappati, tutti elegantissimi. E quindi ho colto, mi è sembrato un dettaglio tragico, dell'ultimo anno di Radio Vergani? Non si sa. No, allora, nel senso, noi l'anno scorso abbiamo trovato i fondi per rifinanziare quest'anno. Potrebbe esserci tranquillamente l'idea di rifarlo, visto che ci rifaremo il ballo di fine anno, potremmo rifinanziare Radio Vergani per l'anno prossimo. Noi siamo qua. Sì, appunto. L'idea, penso che per la riuscita, visto che è un bellissimo progetto a cui io sono legatissimo, ci possa essere la possibilità di prolungarlo anche per l'anno successivo. Ecco. Sì, dai, anche quelli che adesso sono in seconda, è giusto, deve essere una ruota che gira. Esatto, ormai dobbiamo cercare di portare il più avanti possibile questo progetto. Quindi. Prego, signorina. Ma ci sono tante persone iscritte a questo comitato? Allora, in realtà gli iscritti non c'è, non essendo un'associazione, non c'è un tesseramento e quindi un'iscrizione all'associazione. Quindi automaticamente non è neanche a pagamento? Esatto. Gli iscritti in realtà sono i genitori dei quattro plessi di cui fa parte, che comprendono l'istituto Testori, che sono Orio Vergani, l'elementari di Montessori, l'elementari Calvino e la materna di Andersen. Quindi totale siamo circa 1070 alunni, e quindi le famiglie un po' di meno, e questi praticamente compongono il comitato genitori, cioè delegano il comitato genitori, che su cadenza biennale viene rinnovata. Vengono rinnovate le cariche, quindi viene rinnovato la presidenza, la vicepresidenza e l'organo di tesoreria, e quindi danno mandato a queste persone di portare avanti le proprie iniziative per i due anni di incarico. Ecco. Scadrà nel settembre 23 il mandato, e quindi a settembre di quest'anno ci saranno delle votazioni nuove, ecco. E quindi ci sarà qualcuno che prenderà il mio posto. Lei è presidente? Fino a settembre. Fino a settembre. Poi, domandona, si ricandiderà? Allora, il regolamento prevede che possano essere solo persone facenti parte della scuola. E sua figlia in terza media. E mia figlia in terza media. Quindi ci sarà saranno sicuramente delle altre persone che... Speriamo. Metteranno il cuore per oppure, questa attività. Oppure bocciamo sua figlia, ce la teniamo così. No, non sia un povera donna. No, vi incontrate frequentemente, cioè fate degli incontri tra voi? Con le tecnologie moderne in realtà siamo sempre in contatto, perché allora, io ho iniziato questa avventura 6 anni fa e le tecnologie di 6 anni fa non erano esattamente quelle che ci sono adesso, quindi banalmente le comunicazioni via WhatsApp, via Meet, via Skype, via tutte queste novità non c'erano, e quindi ci si incontrava fisicamente ogni 15 giorni.
adesso la tecnologia ti permettono di essere in real time in contatto sempre, quindi qualunque problema, esigenza viene sollevata, ovviamente c'è il modo di affrontarlo direttamente, ovviamente con i tempi di ognuno, perché ognuno di noi ha un lavoro e quindi fa altro nella vita, però giustamente le tecnologie ci permettono di essere più tanta presenti. Roba, ecco, tanta sì. Roba. Qual è lo scopo dell'associazione? Qual è il fine? Il fine è ultimo. Allora, il primo fine è quello di raccogliere fondi per la progettualità della scuola, il secondo fine è quello di organizzare e fare rete all'interno appunto della nostra società. Il comitato il comitato genitori partecipa anche alla consulta per l'impegno civile del comune e grazie a questo impegno ci sono stati alcuni eventi come la presenza dei nostri ragazzi alla piantumazione dell'ulivo della legalità, quando c'è stato l'incontro con il fratello di Borsellino che l'anno scorso. Sono alcuni eventi che necessitano un'organizzazione e una gestione all'inizio, e quindi c'è la necessità di presenziare appunto a questi incontri, ecco. Ma io ricordo per esempio anche che qualche anno fa, grazie al Comitato Genitori, è stato realizzato quel bellissimo affresco stile Monet all'interno del nostro cavedio che c'è di fronte all'Aula Magna. Avete presente quel bellissimo affresco che c'è? È stato fatto tutto grazie al Comitato Genitori. Prego. All'interno della scuola? Sì. Allora ti insegno cos'è un cavedio, impara sta bella roba qua. Hai presente quando esci dall'Aula Magna? C'è un cortile interno, non so se hai presente, sì, che è tutto affrescato, ninfe, esatto, quella zona lì si chiama Cavedio, è stata tutta affrescata grazie al contributo, era al lavoro dei ragazzi. Non ti scordare di me, se non sbaglio, sì, il progetto. Esattamente, l'iniziativa si chiamava esatto, così. Sì. Per caso, ma so anche che siete venuti a fare le gare, cioè... A supportare, sì. Sì, sì, anche quest'anno supporteremo le gare di atletica che dovrebbero essere il 10 maggio. Se non piove. Se non piove il 17. Il 17, infatti. Quindi comunque si rinvia. Non oltre perché il... No, 14 ho detto, forse il 14 maggio. Dovrebbe essere un sabato, se non... Guarda il calendario, per i nostri potenti mezzi. Perché il 27 maggio ci sarà la seconda edizione del torneo di calcio. 13 maggio, perfetto. 13 in caso di pioggia recupero il 20 e il 27 maggio ci sarà il secondo torneo di calcio misto ragazze e maschi. Allora, intanto volevo anche dire una cosa. Esiste un sito internet di questo comitato genitori? No, perché no. Allora, esisteva e la problematica che riferivo prima dell'avere un codice fiscale non ci consente di avere un sito intestato a un'associazione, quindi al comitato genitori. E cosa succede? Succede che deve essere intestato a delle singole persona, persone. Certo. E quindi, allora, abbiamo visto che le statistiche davano uno scarso accesso al sito. Costava la manutenzione, costava la registrazione del dominio e quant'altro. Certo. Abbiamo deciso... Non valeva la pena. Oggi ci sono molti altri metodi più facili per arrivare alle famiglie e vorremmo traslare una piccola parte di quello che era il vecchio sito del comitato genitori all'interno del sito scolastico dell'istituto. Quindi sarebbe l'ideale. Fare una piccola parte di modo che non ci sia il vincolo ogni anno di dover rinnovare il dominio e quant'altro. Sì, appunto, comunque è della nostra scuola. Vedo che comunque sul sito della scuola ci sono tanti dettagli riguardo il comitato genitori. Per quanto riguarda l'indirizzo mail invece? Anche quello è cambiato. Quindi chiederò di modificare la paginetta. Verrà aggiornato. Sì, purtroppo era scaduto quest'anno novembre il dominio internet, quindi è da poco che non lo utilizziamo più. Capito, chiarissimo. Però c'è tutto sul sito della nostra scuola, esatto, o a breve ci sarà? Sicuramente ci sono i dettagli, a breve ci sarà il sito internet, ci sarà tutto. Allora, vi lasciamo, ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Marta, ringraziamo tutti e vi lasciamo, chiudiamo questa puntata con la mia canzone di Sanremo preferita, esatto, dedicata alla guerra in Ucraina e a un soldato a cui manca tanto la sua amata, perché sta combattendo contro la Russia. Bravo Tananai, bravissimo, da ultimo a quinto, 100.000 punti. Sì, appunto, l'anno scorso era ultimo. Ma è stato bravissimo. Quindi chiudiamo appunto con Tango di Tananai e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco, noi non siamo come
tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante?